Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'acquario, ascendente acquario, sole, luna o Venere in acquario. Andiamo a vedere come saranno i prossimi 15 giorni, quindi un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo ad analizzare prima il lavoro e poi l'amore, va bene? Ok, partiamo dal lavoro. Vi ricordo sempre di studiare i miei contenuti che vi metto nelle playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, andiamo a vedere acquario, lavoro, carta guida, lavoro, nel lavoro, l'acquario, lavoro, carta guida, nel lavoro, vediamo, il risveglio, wow, questa è una carta magnifica, che mi parla di una nuova epoca della tua vita. Tra l'altro Plutone è entrato in acquario, quindi questo vuol dire che è una rivoluzione a tutto tondo. Nel lavoro tu inizierai proprio a manifestare la tua visione. Sappiamo che l'acquario ha delle grandissime visioni, l'ha sempre avuto, un visionario, no? Il più visionario dello zodiaco, proprio perché riesce a guardare al di là di quello che gli altri vedono. A volte queste visioni possono dargli un carico, altre volte invece proprio sono spinti da quella motivazione. E quindi nel lavoro sei predisposta? Adesso in questi giorni è predisposto a dare la tua visione delle cose, senza rimuginarci più su, senza, con la grinta e l'impeto che contraddistingue l'acquario. A dare la tua visione, il risveglio, ci sarà una nuova opportunità, un nuovo inizio. Ok, andiamo a vedere adesso con i tarocchi, vediamo un po' nel lavoro l'acquario. Prossimi 15 giorni, prossimi 15 giorni, acquario, lavoro. Allora, sta uscendo il diavolone qua, ottieni quello che vuoi, mi sta dicendo, nella realtà 3D. Allora, vogliono parlare proprio, allora, situazione attuale nel lavoro per l'acquario. Due di denari mi parla di più cose contemporaneamente, ti vedo molto occupata. Ho molto occupato nel far andare bene più cose contemporaneamente, a gestire più cose contemporaneamente. Ti vedo molto occupata, ho molto occupato. Vediamo un po' cosa succede nei prossimi 15 giorni. Ti vedo indaffarata, occupata. Vediamo. Il giudizio, una sorta di chiamata, di risveglio è questo. Ok? Re di spade. E il 6 di spade, ti darai conto di ciò che devi lasciare andare, e questo sei tu, sia che tu sia uomo o donna, re di spade, acquario. Ti darai conto di ciò che è, di un lavoro ben fatto nella tua vita fino a questo momento, e ti darai conto che alcune cose le puoi delegare, non sei tu che ti fai carico di tutte le responsabilità. E col 6 di spade mi parla di un lasciare andare finalmente delle cose per cui ti sei data tanto da fare, ti sei dato da fare, ti vedo molto occupata. Il risveglio mi parla di una rinascita tua personale, dove inizierai anche a lasciare andare delle cose che non ti pesa, cioè non, quello che ti voglio dire è che magari l'acquario si fa carico di tante cose, no? Dice sì, ma invece dovrebbe dire no perché ha carico anche altre cose. Ecco, inizierai a dire no. No, proprio perché il tuo benessere, il tuo essere psicofisico vanno tutelati. Fatto questo, tu inizierai un nuovo capitolo della tua vita. In questi 15 giorni io vedo che vieni anche, finalmente ti puoi rilassare. Finalmente ti puoi rilassare, ti vedo tutto sotto controllo, essendo determinata, determinato a raggiungere la tua quiete interiore e la raggiungerai in questi giorni, perché ti vedevo molto occupata, molto occupato. Avendo tutto sotto controllo, se per esempio avete un negozio, un'azienda, vi vedo molto occupati a far andare bene le cose, ti renderai conto che tutto è andato bene, tutto è sotto il tuo controllo, va bene? Se avete per esempio un capo molto esigente, vi vedo molto indaffarate,
qua la situazione del molto indaffarato finisce, va bene? E c'è una sorta di relax finalmente, di una situazione che si appiana. Vediamo un po' dove va il 6 di spade. La luna. Fatto sta che hai necessità di riposarti a livello proprio psicologico. Sì, perché ti vedo indaffarata, piena di cose da fare, piena di cose da fare, tutto va bene. Ci possono essere un po' di ansie rispetto, ma sarà andato bene, non sarà andato bene. No, devi rilassarti, ti stanno dicendo. Va bene? Non sovraanalizzare le cose, rilassati, di no quando devi dire di no, di sì quando devi dire di sì, perché sei pronta a questo. Va bene? Ok. Vediamo energia positiva per l'acquario, il lavoro, il papa. Va tutto bene. Energia positiva, il Papa mi dice anche che prendi il posto che meriti anche su piani alti, eh? Cioè nel senso riconosciuta, riconosciuto anche dai superiori, e ti vedo che tutte le tue responsabilità vanno a buon fine, vedo anche i riconoscimenti da un superiore, eh? Vedo che tutto quello che stavi facendo, che ti dava occupazione, che ti vedeva occupato, va tutto bene. Il Papa al positivo mi parla delle tue responsabilità che vanno perfettamente bene. Va bene? Una grande forza d'animo. Vediamo il lato negativo. Due di spade. E ragazze, ragazzi, rilassatevi un po', mentalmente. Rilassatevi un po' perché me lo diceva anche qui, perché vi vedo molto indaffarate, magari sorgono delle cose da fare e tu eri già impegnata. Ehi, piano piano. Non sovraanalizzate troppo, rilassatevi perché la parte mentale, sappiamo, dell'acquario, essendo un segno d'aria, può fagocitare, no? Un po', dando anche un po' di inquietudine, quindi rilassatevi. Va tutto bene, il Papa a vostro favore. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ci dice l'oracolo. Acquario, lavoro. Messaggio in una bottiglia. Se stavate aspettando una conferma di un lavoro, di qualcosa, vi arriva in questi giorni. Ok. Pace, vedi? Wow, l'isola del tesoro. Tutto quello che avete seminato va a buon fine in questi 15 giorni. Vedo che arrivano anche comunicazioni, messaggi, ritorno un'armonia, una pace, una serenità, anche perché vi vedo molto indaffarate. L'isola del tesoro sono proprio i guadagni che arrivano. Tutto è sotto controllo, tutto è a vostro favore. Bellissimo, quindi calmiamo un po' la mente perché va tutto bene, ok? E adesso passiamo all'amore. Allora, andiamo a vedere sull'amore cosa succede in questi 15 giorni, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno. Andiamo a vedere cosa succede nell'amore per l'acquario. Prendiamo una carta guida. Amore, acquario, cosa succede nell'amore? Vediamo, carta guida. 8 di bastoni, comunicazioni, 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 comunicazioni. E anche viaggi, spostamenti, comunicazioni in amore. Comunicazioni. Fante di spade, forse qualcuno che ti stava guardando alla distanza. Qualcuno che aspettava prima di fare un passo, che non si decideva, magari qualcuno con cui c'era una conversazione un po' intermittente, con qualcuno che non c'era comunicazione. Ci sono comunicazioni. Qualcuno che l'ha pensata, l'ha pensata, l'ha pensata. Oppure questa eri tu un po' sulla difensiva, oppure stavi tu osservando qualcuno, ripeto, qua arrivano comunicazioni. Ok, fammi vedere. Sì, tu stavi aspettando la comunicazione forse di qualcuno che si era dileguato, oppure stavi un po' sulla difensiva rispetto all'amore. Vediamo un po' cosa succede. Amore, 15, prossimi 15 giorni, acquario. Amore, amore, prossimi 15, tu stai riprendendo? Sì, prossimi 15 giorni, acquario. Allora, vediamo, cosa succede alle mie ragazze, ai miei ragazzi dell'acquario, prossimi 15 giorni, in amore?
Qua c'è l'eremita e l'otto di coppe. Tu stavi chiedendo un cambio in amore, assolutamente. O ti sei ritirata da una situazione, da una connessione, stavi chiedendo un cambio, hai lasciato indietro una connessione, anche se pure è stato magari difficile, ci pensavi, ci ripensavi. E otto di coppe, arriva un cambio in amore. Forte il segno della Vergine. Vediamo un po'. Energia attuale. Positiva. Negativa. Passata. Futura. Passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo l'otto di coppe, l'asso di denari, l'asso di coppe, 5 di denari, il carro. Allora, qua c'era un amore che non avanzava, o qualcuno era a distanza che non avanzava. La situazione amorosa non avanzava. Qua per le single vedo più di un'opportunità. Asso di coppe, asso di denari, oppure una stessa opportunità dove c'è un grande potenziale di concretizzazione, asso di coppe e grande potenziale d'amore. Arriva un cambio per te, assolutamente. Forte il segno del cancro. Vediamo un po'. Energia attuale per l'acquario, amore. Cavaliere di spade. Sì, ti vedo agguerrita. Mascaniera che nunca, si dice in spagnolo. Ti vedo agguerrita, ti vedo anche sulla difensiva, anche un po' arrabbiata con qualcuno, se c'è qualcuno, ti vedo sulla difensiva, ti vedo mettere dei limiti, ti vedo aver, diciamo, tirato la tovaglia con qualcuno, stare per tirare la tovaglia con qualcuno. Ti vedo un pochino tesa sull'amore, diciamo. Vediamo energia positiva in amore per te. Ma qua c'è un incontro. C'è un 4 di bastoni, c'è un incontro. E carta negativa, 9 di denari. Probabilmente qua tu stai agguerrita perché qualcuno si è fatto i fatti suoi, cioè molto individualista, concentrato su se stesso, su se stessa, una persona un po', no? Troppo, un po' egoista e anche un po' di orgoglio in mezzo c'era, ecco. Quindi tu stai agguerrita un po' per questo, oppure semplicemente ti vedo. E mettendo i limiti davanti a chi non rispetta la tua individualità. Ok, vediamo qua, passato, regina di bastoni e paggio di denari. Io qua vedo che c'è stato un incontro con qualcuno, dove tu hai preso la decisione di incontrarti con qualcuno, però poi è successo, o comunque qua c'era un'opportunità. Però qua tu stai agguerrita adesso. Probabilmente c'erano delle questioni lavorative in mezzo. Allora, se sei singolo, per esempio, ti vedo molto concentrata nel conseguire esito e successo nell'ambito lavorativo tuo. E quindi il tuo posto, il tuo ambito lavorativo non si tocca, o le tue cose non si toccano, no? Questo è un po' al blocco della serie. Se non arriva una persona che non mi rispetta, come io dico, non si fa niente. E fai bene, perché infatti, quello che insegno sempre. Per altre invece c'è stato l'incontro con qualcuno, ma poi qua è successo qualcosa, o per l'egoismo di questa persona o perché non ti è andato bene qualcosa con questa persona. Vediamo un po' cosa succede qua. Prossimi 15 giorni, amore per l'acquario. 3 di coppe, 10 di bastoni, la regina di denari. Allora, io qua vedo che c'è la riconciliazione con qualcuno, c'è un incontro, vedo un incontro con qualcuno, una riconciliazione, questa cosa, 10 di bastoni mi parla del fatto che grazie a questa riconciliazione ti può costare riconciliarti con questa persona, c'è un 10 di bastoni a fianco, però la regina di denari mi dice che tu sei molto paziente. Cioè che tu torni a dare fiducia a questa persona nonostante ti possa costare un po'. Perché sai che magari è una persona un po' più individualista e quindi ti può costare, no? Però allo stesso tempo ti vedo qua dare fiducia di nuovo a questa persona. Sei la stessa persona. Sei una persona nuova, io qua do assolutamente un incontro. Vedo un incontro con questa persona, l'unica cosa possono essere d'intoppo delle tue responsabilità o economiche o familiari o altro. Però con la pazienza giusta vedo che tutto fluisce. Va bene? Perché ti può costare aprirti all'altro, a dare fiducia all'altro, no? Ti vedo un po' sulla difensiva e quindi sei molto dedita alle tue cose, alle tue responsabilità, famiglia, lavoro. Ti può costare un po' aprirti, un po' l'individualismo dell'acquario, quasi sei singolo, un po', no? Che può essere l'unico neo, diciamo, però con la regina dei denari mi parla di colei,
che sei tu, anche se sei uomo, è che è paziente nell'aprirsi piano piano, nel dare fiducia, nonostante gli possa un po' costare, ecco. Ok, e forti segni di terra, Toro, Capricorno, Vergine. Ok, andiamo a chiarirci le carte. Il Cavaliere di Spade. Cavaliere di Spade. Cavaliere di Spade, energia del presente. E il carro. Sì, qua c'è un avanzamento d'amore. Forse una persona che era a distanza viene da te. O comunque vedo un avanzamento d'amore. Forse energia del Cancro. Vediamo un po'. Vediamo. 4 di bastoni, energia positiva. La stella. Questa è la tua carta, sei tu. Io qua vedo un incontro bellissimo per te. Sarei molto felice e contenta di questo incontro, o contento. Questo incontro è a tuo favore, eh? Il 9 di denari al blocco, il paggio di spade, è come se non ti fidassi molto dell'attitudine di questa persona, oppure se la conosci già, c'è un po' di mancanza di fiducia con questa persona, però qua io vedo che la regia di denari è quella che invece poi si fida, no? Dà la possibilità. Se invece sei singolo, io qua vedo che dai la possibilità, nonostante tu stai un po' sulla difensiva, non ti fidi tanto dell'altro e quindi dai comunque la possibilità che per vedere nel tempo cosa fa. Ok. Paggio di denari e regina di bastoni. 9 di denari. Guarda, io qua vedo che magari la tensione con qualcun altro è stata dovuta al fatto che era una persona molto più individualista. O una persona che comunque pensava molto più a sé, un po' un ego, diciamo, un pochino più forte. E quindi ci possono essere state delle incomprensioni e qua tu hai messo un po' le difese, no? Oppure semplicemente che tu ti sei data soprattutto al tuo lavoro nel conseguire dei successi tuoi lavorativi personali oppure del tuo benessere personale. E quindi aspetti la persona che può rispecchiare tale assunto tuo, no? La mia individualità, il mio essere, ok. Vediamo questo 3 di coppe. 3 di coppe. Il cavallo di denari. Io vedo che c'è questo incontro. La cosa può andare un po' più lenta del normale perché sei tu che vuoi vedere se ti fidi oppure no, che vuoi vedere i fatti concreti. E se per esempio una persona nuova, vedo che tu fai andare con calma, ti prendi i tuoi tempi, va bene? Vediamo questo 10 di denari, 10 di bastoni e l'asso di denari. Gli unici intoppi possono essere di natura lavorativa, o tua o sua, di questa persona. Però vedo che con la pazienza si risolvono. Ti può costare aprirti al nuovo se è una persona nuova, te l'ho già detto, perché non ti fidi tanto. Però la pazienza della regina di denari è come se, va bene, vediamo questa possibilità. Ok. La regina di denari. La morte, sì, qua arriva un cambio amoroso per te. Arriva un cambio che significa che tu ti inizi a fidare dell'altro fuori da te, va bene? Forte energia dello scorpione. Ecco perché ti vedo l'amore a favore, queste comunicazioni che fluiscono, ti vedo molto serena, appagata. Ok, vediamo cosa ti dice questa persona. Per alcuni di voi c'è più di un'opportunità, lo vedevamo prima anche qua, ti ricordi? Con l'asso di denari, l'asso di coppe. E ci sono tre persone, quindi per te, per le singole, per alcune di voi ci sono più di un'opportunità, tu te la prendi con calma, approfittando magari di un'opportunità dell'altra, insomma, fai tu, insomma. Vediamo cosa ti dice questa persona. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Quindi non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cioè, questa persona ti ama e basta, senza ma, senza se, senza perché. O ti amerà. Da quando ti ho incontrata, mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Allora, questa ha a che fare questa carta sia per chi conosce una persona nuova e vedrà nel tempo che questa persona ti confessa questo, che mai nessuna al mondo ho contato quanto te,
sia per chi ha avuto una relazione e aveva una persona che aveva un'altra situazione. Tant'è che ti confessa questo. Ti confessa questo, ok. Un'altra cosa ti dirà questa persona? Ti sto manifestando, e qua è come se fosse uscito il mago. E vuole un'opportunità, te lo dicevo anche qui, assolutamente vuole un'opportunità. Benissimo, andiamo a vedere adesso cosa ti dice l'oracolo. Anzi, scusami, prima allora mi stavo dimenticando di mettere l'ultima carta di Rider-Waite. Carta in chiusura. Page di spade. Qua ti vedo un po' diffidente, ma alla fine la fiducia ti torna, perché la regina di denari ha la pazienza giusta per vedere cosa fa l'altro. Gli dà fiducia, ok? E qua mi conferma che è una persona che stava anche osservandoti, e a distanza ti parla. Va bene? Ma soprattutto mi parla di te, che ti inizi a fidare di nuovo e aprire il cammino. Due di bastoni, infatti. Andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo. Una nuova vita. E già questa carta ti fa tirare un respiro di sollievo. Una nuova vita per te. Casa, dolce casa, molto serena e tranquilla. Wow. Per le single una grande opportunità che si manifesta nel tempo con la costruzione di qualcosa, perché qua c'è una fiducia reciproca, ma anche se è una persona che già conosci, io qua vedo un nuovo inizio in questa persona. Casa, dolce casa è proprio il conoscersi quotidiano, quotidiano, no? Con i giusti tempi di maturazione, senza affrettare le cose, come ci insegna la regina di denari. Costruire palazzi mi dice che si metteranno le basi di qualcosa di solido e duraturo. Veramente una stesa bellissima e sono contenta di darvi queste notizie. Quindi, ragazze e miei ragazzi, in bocca al lupo a tutte e a tutti. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.